L'ultimo padrino latitante di Cosa Nostra, il boss trapanese Matteo Messina Denaro, ha un nuovo volto. Il GICO della Guardia di Finanza, grazie all'aiuto di un confidente, ha elaborato al computer un identikit del capomafia ricercato dal 1993. Conferenza stampa al Comune di Agrigento sulla questione della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, convocata dai consiglieri Vassallo e Vaccarello. Domani ad Agrigento il Centro Servizi al Cittadino, diretto da Nello Amel, ha organizzato un convegno sul tema «Ritardi nell'operatività del PRG di Agrigento, responsabilità e soluzioni», l'evento presentato alla stampa. Il presidente del Serra di Falco, Leonardo Burgio, dice addio al calcio e ritira immediatamente la squadra dal torneo di eccellenza, dopo i fatti di Favara. Ben trovati al TG98, l'avete sentito dai titoli di apertura. L'ultimo padrino latitante di Cosa Nostra, il boss trapanese Matteo Messina Denaro, ha un nuovo volto. Il GICO della Guardia di Finanza, grazie all'aiuto di un confidente, ha elaborato al computer un identikit del capomafia ricercato dal 1993. Sentiamo. Eccolo il volto del latitante più ricercato d'Italia. Ecco l'ultimo identikit del mafioso che tutti cercano ma che nessuno trova. La faccia di Matteo Messina Denaro, come oggi a più di 20 anni da lontanissime sbiadite fotosegnaletiche. L'ultimo padrino latitante di Cosa Nostra, il boss trapanese Matteo Messina Denaro, ha un nuovo volto. Il GICO della Guardia di Finanza, grazie all'aiuto di un confidente, ha elaborato al computer un identikit del capomafia ricercato dal 1993. L'immagine del volto in possesso ora degli inquirenti non si discosta di molto dall'ultimo identikit realizzato dalla polizia. Il suo valore sta nel fatto che è stata preparata sulla base delle descrizioni fornite da una fonte confidenziale che è stato in contatto col padrino di recente. Capelli ancora scuri, una stempiatura più ampia del passato, leggermente appesantito. Così appare il boss di Castelvetrano. Il confidente descrive però un capomafia senza più gli occhiali da vista, vera novità della ricostruzione rispetto alle precedenti che lo ritraevano con lenti spesse a causa della grave malattia alla retina di cui soffre. Per curarsi due volte Messina Denaro in passato sarebbe andato da un noto specialista spagnolo in una clinica di Barcellona. Sentito dagli inquirenti, il medico avrebbe confermato la gravità della patologia, ipotizzando che Messina Denaro sarebbe cieco da un occhio. Con questa immagine l'uomo che tutti inseguono ma che è sempre libero adesso è un po' meno invisibile, sempre più isolato da quell'esercito di complici che copre la sua clandestinità. Il tempo sembra essere passato anche per lui, lo cercano dal 1993, hanno sequestrato beni per 3,5 miliardi ai suoi prestanome e troppe volte misteriosamente sfuggito alla cattura. Ora però qualcuno ha visto da vicino la primula rossa della mafia disegnando questo identikit che con molta probabilità peserà sulla sua latitanza. È una traccia, una delle poche intorno a un boss considerato un fantasma. Da mesi e mesi i rumors annunciano imminente o addirittura certa la sua cattura, ma lui che compirà 52 anni il prossimo 26 aprile e che è alla macchia dal 2 giugno 1993 come mandante ed esecutore per le bombe di Firenze, Roma e Milano, è sempre nascosto. Pensano gli investigatori nel suo regno tra Castelvetrano e il mare africano, anche se sono girate voci di una sua fuga all'estero. Gli hanno fatto terra bruciata intorno, i PM di Palermo guidati dal procuratore aggiunto Teresa Principato, sono finiti in carcere centinaia di favoreggiatori, l'hanno impoverito con i sequestri, ma Matteo Messina Denaro, chiamato Diabolic dai suoi vecchi amici e testa dell'acqua dai suoi seguaci in adorazione, resta sempre ricercato numero uno nel bollettino del Ministero dell'Interno. Sulla sua testa c'è sempre quel wanted, la taglia di 1,5 milioni di euro di ricompensa a chi fornirà informazioni utili per stanarlo. Questa immagine non è una rielaborazione al computer come quella eseguita 3 anni fa dagli esperti della polizia scientifica con la tecnica dell'age progression per ottenere un invecchiamento, ma è un identikit vero proveniente da precise indicazioni di chi lo conosce
lo incontra. Sulle fonti c'è segretezza assoluta, come sulle indagini andate avanti fra tanti ostacoli e sospetti negli ultimi 2 anni. Le bombe contro i magistrati di Reggio Calabria, fatte scoppiare nel 2010, fecero saltare il progetto di Cosa Nostra di compiere un attentato contro l'allora ministro della giustizia Angelino Alfano e alcuni magistrati siciliani. Il particolare è stato reso noto dal collaboratore di giustizia Luigi Rizza, sentito a Catanzaro. Rizza è stato sentito nel processo con il rito abbreviato ai 3 presunti esecutori materiali degli attentati contro i magistrati di Reggio Calabria. Durante l'interrogatorio, pentito, rispondendo alle domande del pubblico ministero, Gerardo Dominigianni ha riferito che nel 2009 ci fu una riunione tra le famiglie mafiose siciliane di Cosa Nostra, al quale partecipò anche Matteo Messina Denaro. In quella circostanza fu deciso di preparare un attentato contro l'allora ministro della giustizia Angelino Alfano, accusato dalla mafia di aver inasprito il regime delle 41 bis e di alcuni magistrati siciliani. In quella circostanza, riferito Rizza, fu dato mandato di consultare anche i boss che si trovavano detenuti. Il ministro della giustizia Andrea Orlando ha prorogato il carcere duro per il capo mafia corleonese Bernardo Provenzano. Il provvedimento che impone 41 bis al boss va rinnovato ogni 2 anni e sarebbe scaduto domani. Le procure di Palermo, Caltanissetta e Firenze, interpellate da un guardasigilli, avevano dato parere negativo alla proroga, sostenendo che per le sue condizioni di salute il padrino non è più in grado di comunicare con l'esterno. A favore del 41 bis si è espressa invece la DNA. Si è svolta davanti al GUP di Caltanissetta l'udienza preliminare a carico di 9 presunti mafiosi indagati nell'ambito della nuova inchiesta sulla strage di Capaci. In 4 hanno chiesto di essere processati in abbreviato. Verranno giudicati invece col rito ordinario se rinviati a giudizio i boss Cosimo Lonigro, Salvatore Madonia, Giorgio Pizzo, Vittorio Tutino e Lorenzo Tinnirello. Oltre ai familiari delle vittime si è costituita parte civile la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Conferenza stampa al comune di Agrigento sulla questione della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti convocata dai consiglieri comunali Vassallo e Vaccarello. Sentiamo. Io che il sindaco ritiri il bando adesso, diciamo, mi interessa poco, perché noi abbiamo scritto al sindaco attraverso lo strumento dell'interrogazione, per conoscenza al responsabile per la prevenzione della corruzione, per il semplice fatto che ci sono gli uffici che sono recidivi a quello che è l'emissione del bando, in quanto in data 2 gennaio 2014 viene pubblicato un bando e successivamente i consiglieri Vassallo e Vaccarello, a seguito di un'interrogazione, riescono a far ritirare il bando viste le enormi criticità che ci sono. E cosa succede? Per magia il dirigente del servizio e il TPO del servizio ecologia ripropongono il bando con ancora più errori gravi rispetto a quelli che si erano evidenziati nel precedente bando. Mi sembra che ci sia il tentativo di far entrare il cosiddetto scecco per la coda per la seconda volta, e con un tentativo enorme e con una spinta enorme. Quindi cosa farete adesso? Adesso noi stasera ci sarà il Consiglio Comunale, dove abbiamo chiesto di trattare il verbale del tavolo tecnico dell'8 marzo 2014, quando il dottor Luparello, il vice sindaco con delega ai rifiuti, afferma che non era a conoscenza di un bando depositato presso l'ufficio ragioneria per acquisire il parere di competenza, il che è scandaloso che l'assessore a ramo non sa che stanno pubblicare per pubblicare un bando per soli
sei mesi, di cui importo 5 milioni di euro. Non solo, un bando in cui scompaiono per magia 43 dipendenti attualmente in forza alle ditte, in un bando in cui per magia non si capisce qual è il costo del personale, non si capisce a che cifra ha, perché a pagina 2 della determina dirigenziale c'è scritto che il costo del personale e la sicurezza hanno un importo di pari a 35.000 euro, il che ci sono degli errori enormi. Non solo, in alcuni atti firmati da parte del sindaco riscontriamo delle firme completamente diverse, perché il sindaco da un lato per la vicenda sacra del mandorlo ci dice che quelle firme non erano sue, adesso deve venirci a dire che anche queste firme non sono sue. La sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei Conti ha respinto l'istanza di ricusazione del collegio che avrebbe dovuto esaminare la richiesta di revocazione della sentenza d'appello presentata da 16 dei 17 politici condannati in secondo grado a risarcire 730.000 euro ciascuno per danno all'erario provocato alla Regione. Il danno sarebbe stato determinato da 512 delle 3.000 assunzioni di barellieri alla SISE, oggi SEUS, che gestisce il servizio di emergenza del 118. La sentenza è dunque ormai definitiva. I condannati sono Totò Cuffaro, Francesco Cascio, Antonio D'Aquino, Mario Parlavecchio, Giovanni Pistorio, Francesco Scoma, Michele Cimino, Fabio Granata, Carmelo Lomonte e Innocenzo Lentini, all'epoca presidente e assessori, e poi Giuseppe Arcidiacono, Giuseppe Basile, Giancarlo Confalone, Davide Costa, Nino Dina, Santi Formica e Angelo Moschetto, all'epoca componenti della commissione. Il presidente della Regione comunica che, su proposta dell'assessore alla salute Lucia Borsellino, la Giunta ha approvato una delibera con la quale dà mandato all'assessore alla salute perché provveda a predisporre i provvedimenti necessari ad assicurare la possibilità dell'uso terapeutico dei cannabinoidi nelle strutture sanitarie accreditate, pubbliche e private. Il provvedimento nasce sulla base delle modifiche legislative italiane in merito all'uso della cannabis, ma anche da più sentenze che hanno riconosciuto a diversi malati, in particolare ai malati affetti da sclerosi multipla, la copertura terapeutica con tale sostanza. Per il presidente Crocetta, quello appena approvato è un provvedimento di particolare valore civile e sociale che mette la Regione siciliana all'avanguardia come altre regioni europee. Per impedire l'abuso dei consumi di cannabinoidi, la prescrizione dell'uso dovrà essere effettuata da medici specialistici all'interno di strutture sanitarie e il percorso terapeutico potrà essere eseguito anche al domicilio del paziente. Esulta Giorgio Trizzino, direttore sanitario del Civico, il risultato di un lavoro avviato da anni. Più cauto Sebastiano Mercadante, primario alla Maddalena. Meglio non alimentare speranze di cure miracolose. Ad Agrigento domani, venerdì 28 marzo, il centro servizi al cittadino diretto da Ennello Amel ha organizzato presso l'hotel di Oscuri by Palace alle ore 17 un convegno sul tema ritardi nell'operatività del piano regolatore generale di Agrigento, responsabilità e soluzioni. Lo stesso Ennello Amel ha presentato l'evento alla stampa. Seguiamo. Il piano regolatore di Agrigento parte dal 1994, cioè ne sono 20 anni, la durata e la vita di un piano regolatore è normalmente 20 anni, noi stiamo mettendoci 20 anni e forse 22, 23, 24 prima che il piano regolatore diventi operativo e quindi è già uno strumento obsoleto. Le prescrizioni esecutive dovevano essere fatte contestualmente all'adozione del piano regolatore generale. E già è stata una deroga quasi abusiva quella di avere postergato l'approvazione, ma la postergazione doveva essere solo di alcuni mesi, mentre già siamo arrivati a 10 anni dal 2004.
Questo ha provocato prima di tutto una serie di penalizzazioni ingiuste e ingiustificate nei confronti dei cittadini che da 10 anni pagano l'ICI e adesso l'IMU sulle aree edificabili con balzelli pesantissimi che sono addirittura insostenibili per molti contribuenti. Poi ha provocato la paralisi edificatoria nella città di Agrigento e nello stesso tempo ha provocato la paralisi economica per quanto riguarda la città. Centinaia e centinaia possibilità di lavoro per i lavoratori dell'edilizia e per l'indotto, migliaia di posti che potevano realizzarsi e potevano dare sfogo ad una realtà che è assolutamente alle soglie dell'indigenza sono state invece trascurate e nell'impossibilità di essere rese operative. Già ci sono degli esposti di denuncia da parte di cittadini che si sono sentiti lesi. Sì, noi venerdì, nel convegno che ci sarà all'hotel di Oscuri alle ore 17, illustreremo l'esposto denuncia che è stato fatto da numerosi cittadini interessati per quanto riguarda possibili omissioni, inadempienze, ritardi e manovre dilatorie ingiustificate e per vedere anche se ci sono profili di responsabilità penale in questi comportamenti. Ed inoltre, sempre nel convegno di venerdì alle ore 17, annunceremo la presentazione di una istanza, di una richiesta di commissariamento per quanto riguarda l'approvazione delle prescrizioni esecutive o linee guida, perché questo adempimento ormai è assolutamente indifferibile. Io ricordo che proprio l'anno scorso, credo che sia stato proprio un anno preciso, il 25 di marzo del 2013, il sindaco d'Agrigento convocò una conferenza stampa per dire ci sono le prescrizioni esecutive, ormai è tutto risolto, già è passato un anno. Secondo me se si va di questo passo ne passeranno molti di anni. Il giudice di sorveglianza del Tribunale di Agrigento ha disposto per una coppia di coniugi empedoclini la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per 3 anni. Il provvedimento è stato emesso su richiesta dei poliziotti del commissariato di Porto Empedocle che nel 2009 arrestarono i due dopo aver scoperto che facevano prostituire le figlie. Il provvedimento, notificato ieri dagli agenti del commissariato, è stato emesso perché i coniugi hanno offeso la moralità dei fanciulli e leso la loro integrità fisica. Due agrigentini originari di Ravanusa, Pietro Orlando, 54 anni, e Luigi Trionfo, 60 anni, sono stati arrestati perché sorpresi in viaggio con oltre 9 kg di cocaina. Lungo l'autostrada del Brennero, nei pressi del casello di Campo Galliano, nel territorio di Modena, la polizia stradale di Modena ha controllato un autocarro Iveco. A bordo, nascosti nei portaoggetti esterni, sono stati scoperti oltre 9 kg e 300 g di cocaina purissima, divisi in panetti del valore sul mercato di circa 3 milioni di euro. Ebbene, l'arresto di Orlando, titolare del mezzo, è sorpreso in possesso anche di oltre 10.000 euro, è stato convalidato. Luigi Trionfo invece è stato scarcerato perché del tutto estraneo al trasporto di droga. Nuovo tentativo di fuga di una quarantina di migranti ospiti nel centro di identificazione e di espulsione di Pian del Lago a Caltanissetta. Gli extracomunitari hanno provato a scappare salendo sulla recinzione perimetrale, mentre altri per distogliere l'attenzione hanno lanciato pietre e altri oggetti contro i militari addetti alla sorveglianza della struttura. Il bilancio è solo di notevoli danni a mezzi delle forze dell'ordine. La struttura di Pian del Lago a Caltanissetta ospita poco più di 80 persone in attesa di espulsione dal territorio italiano. Bene, adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, subito dopo. Continua a tenere banco la questione degli ex LSU ATA dei servizi di pulizia della scuola che sta creando non pochi disagi di carattere economico e sociale a migliaia di lavoratori.
e anche le scuole interessate subirebbero privazioni nelle erogazioni dei servizi. Al riguardo è intervenuto oggi alla Camera dei Deputati il deputato del Partito Democratico Tonino Moscat in occasione della discussione sulla mozione Iniziative per la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento al comparto scuola. Seguiamo l'intervento. Ora la parola a titolo personale il deputato Moscat, a 2 minuti onorevole. Grazie Presidente, nel dichiarare il mio voto favorevole per tutte le ragioni che già ha egregiamente espressa la mia collega Martelli. Visto il tema trattato vorrei cogliere l'occasione per chiedere al Governo di interpretare lo spirito di questa mozione come stimolo positivo ad intervenire in maniera rapida su un'altra spinosa vicenda che riguarda il personale ex LSU dei servizi di pulizia della scuola. Migliaia di donne e di uomini, come lei saprà, sottosegretario, in queste ore vivono dei momenti di fortissima preoccupazione a causa dell'imminente scadenza della proroga del contratto. Sappiamo bene che il governo si è adoperato e si è adoperato con forza, però dobbiamo provare a dare, anche visto lo spirito di questa mozione, delle risposte e delle risposte immediate che diano certezza della dignità del lavoro di queste persone, dei tanti e delle tante lavoratori e lavoratrici che in queste ore aspettano dal governo che arrivi finalmente quella risposta positiva che gli consenta di ritornare serenamente a lavorare e svolgere il loro servizio all'interno delle scuole, un servizio qualificato e importante per la sicurezza e il benessere dei nostri istituti scolastici. Grazie. Grazie onorevole Moscat. Il deputato regionale del Nuovo Centrodestra Vincenzo Fontana esprime soddisfazione per l'approvazione del DDL Amianto e della copertura con 21 milioni di euro. Da deputato siciliano non posso che complimentarmi con tutta l'Assemblea per l'approvazione di questa legge che tutela la salute e il futuro di tantissimi isolani. Mi sono battuto sia nel comitato dei 9 e sono stato confirmatario del provvedimento per mettere in salvaguardia dall'amianto la salute dei cittadini. I 21 milioni di euro saranno utilizzati in 2 fasi. 10 serviranno per la trasformazione dell'amianto da materiale pericoloso a materiale inerte, pronto per il riutilizzo. Gli altri saranno utilizzati per la rimozione dei manufatti in amianto e 1 milione sarà a disposizione dei comuni per la prevenzione. Ho sempre sostenuto che le buone leggi non hanno colore politico e con il lavoro e la condivisione di tutti si possono apportare novità positive per il popolo siciliano. Entro la prima decade di aprile entrerà in funzione presso il presidio ospedaliero San Giovanni di Dio di Agrigento la seconda TAC, raddoppiando in questo modo le prestazioni in favore degli utenti che potranno essere sottoporsi a diagnosi senza più lunghe attese. Sempre della prima decade di aprile è prevista l'entrata in funzione del servizio di risonanza magnetica. Lo ha annunciato l'onorevole Lillo Firetto, componente della Commissione Sanità e capogruppo DC all'APS. Si garantisce ad un ospedale provinciale come il San Giovanni di Dio di Agrigento, che ha un largo bacino, un servizio di diagnostica adeguato, evitando i disservizi vissuti nello scorso mese di dicembre con la rottura dell'unico impianto di TAC che abbiamo fortemente denunciato. Con l'entrata in funzione della risonanza magnetica, continua Lillo Firetto, si garantisce un indispensabile strumento di diagnostica che ha costretto fino ad oggi tanti ricoveri a dover essere spostati in ambulanza presso altri presidi ospedalieri. Devo riconoscere, continua Firetto, la prontezza manifestata sul tema dagli attuali vertici dell'ASP. I dati della Svimez parlano chiaro, il livello attuale di investimento nel mezzogiorno permetterà alle regioni meridionali di raggiungere la media di investimenti del resto del paese soltanto tra 400 anni. Docenti e professionisti si confrontano per la Sicilia. Vediamo.
Rilanciare l'autonomia della regione siciliana per uscire dalla crisi, un obiettivo ineludibile in un'isola dove non c'è più crescita, caratterizzata da un divario economico, sociale e infrastrutturale allarmante e dalla quale sempre più persone vanno via. Sono i temi affrontati in occasione del dibattito per la Sicilia promosso al Palazzo dei Normanni di Palermo da Sicilia Open Gov, associazione per lo sviluppo della libertà di informazione. Docenti universitari e professionisti si sono confrontati sulla strategia di rilancio del Sud ed in particolare della Sicilia, con un'attenzione privilegiata per la fiscalità di vantaggio, la perequazione infrastrutturale e la piena attuazione dello statuto. La Sicilia esce dalla crisi utilizzando le prerogative del suo statuto, rafforzando l'autonomia e non con un atteggiamento remissivo come sino adesso abbiamo assistito. Si rilancia attraverso un uso consapevole degli strumenti dello statuto, prendendo consapevolezza e chiedendo allo Stato di fare interventi di perequazione infrastrutturale effettivi. La Svimez ci ha dimostrato che con questo livello di investimenti nel Mezzogiorno arriveremo alla media del resto del Paese tra 400 anni. Così non solo non riusciremo a dare un futuro ai nostri figli, ma non riusciremo a attrarre nessuna impresa dal nord, nessuna impresa dal resto d'Europa. È una via unica di uscita. Senza il rilancio delle prerogative regionali, la Sicilia è morta. Nel 2060 avremo un quarto di PIL in meno, un quinto di popolazione in meno, un'età media di oltre 65 anni. Quindi se non rimettiamo in moto un'economia che attrae imprese, lavoratori e fa sì che la Sicilia ritorni a essere un fulcro del Mediterraneo, la Sicilia è destinata a diventare una piattaforma di passaggio di popolazioni che dall'Africa si sposteranno verso il resto d'Europa. Questo destino ai nostri figli non dobbiamo lasciarglielo. Allora, schiena dritta, sguardo in avanti e pensare che la Sicilia ce la può fare. Michele Pagliaro è stato confermato segretario regionale della CGIL Sicilia. È stato eletto dal nuovo direttivo regionale con 93 voti a favore e un astenuto. Al termine del congresso regionale, che ha votato anche i 33 delegati siciliani al congresso nazionale del sindacato che si svolgerà a Rimini dal 6 all'8 maggio. Il direttivo, accogliendo la proposta di Pagliaro, ha eletto come proprio presidente onorario Emanuele Macaluso. Pagliaro ha 42 anni e originario di Enna. Ad Agrigento, in via Vallicaldi, nei pressi di via Atenea, presso la sede dell'associazione culturale Lab Mura, su iniziativa di Beniamino Biondi, è stato organizzata una conferenza stampa per presentare l'assegnazione di un presidio di legalità nel centro storico al Circolo Arci John Belushi, le cui attività pertanto saranno ospite nella sede dell'associazione Lab Mura in via Vallicaldi. Vediamo. Perché avete aderito alle iniziative dell'associazione Lab Mura? Allora, il Circolo Arci Belucci è sul territorio agrigentino da più di 30 anni. La nostra prerogativa è quella di essere nel territorio ed essere una voce fuori dal coro, una voce libera. Quindi abbiamo aderito a questa iniziativa perché innanzitutto teniamo al centro storico. Abbiamo fatto tante iniziative in questi anni, rassegne di cinema, festival della musica, e teniamo veramente al centro storico e quindi per noi essere qui è molto molto importante. Abbiamo aderito anche perché il Circolo Arci Belushi ha come sogno, che siamo riusciti a realizzare in questi anni, quello di collaborare con le altre associazioni, perché per noi è un modo di confrontarci con altre realtà e poter lavorare insieme. Si riesce a lavorare insieme quando si è in tanti, diciamo. Quindi per noi è un onore essere qui, avere avuto questa possibilità di essere in via Vallicaldi grazie al lavoro fatto da Beniamino Biondi e dall'associazione Lab Mura. Quanto è importante valorizzare ma anche dare un aspetto più gradevole al centro storico, in questo caso a via Vallicaldi? È fondamentale non soltanto per i turisti ma soprattutto per i cittadini di Agrigento, che in questo modo, valorizzando la propria città, possono anche scoprire quella che è la loro vocazione di accoglienza nei confronti degli altri. I presidi di legalità servono proprio ad includere in centro storico tutte quelle associazioni che hanno lavorato per Agrigento in termini di libertà e di cultura, facendo sì che possano presidiare appunto quelle parti di città più abbandonate, più degradate, che rappresentano un'emergenza. Quanto è importante via Vallicaldi per Agrigento?
Via Valle Caldi è importante perché è diventata un simbolo, non soltanto per Agrigento, ma credo per tutta la Sicilia e per tutta l'Italia, visto che c'è stata grandissima attenzione mediatica su questo quartiere. Può rappresentare un modello di sviluppo, quantomeno in termini di entusiasmo e di sogno di una città differente. Agrigento ha davvero bisogno di sognare. Se chiude via Atenea, muore tutto il centro storico. Non c'è tempo da perdere. Occorre defiscalizzare e agevolare il commercio e le attività nel centro città per attivare, incentivare e rivitalizzare l'economia locale, lo afferma il presidente del Club Forza Silvio Valle dei Templi di Agrigento, Franco Bruccoleri, dopo il sopralluogo del club nel salotto buono della città. È emerso che i locali chiusi della via Atenea sono in totale 65 e che oltre la metà risulta già totalmente abbandonata. Come club, sottolinea Bruccoleri, ci chiediamo come si può restare inermi di fronte a questo stato di lenta agonia. Il comune non può continuare a ignorare quanto accade in città. Deve invece al più presto approntare un piano di intervento strategico e globale, realizzando il pacchetto via Atenea, che comprenda, per quanto di competenza comunale, agevolazione, defiscalizzazione, sconti sulle tasse comunali, contributi e bonus per il mantenimento e l'apertura di attività commerciali, artigianali o di servizio. Inizieranno tra un paio di settimane i lavori di ricostruzione del ponte di entrata a Siculiana nei pressi della centralissima via Roma. Ne dà notizia il sindaco Mariella Bruno, che afferma da comunicazione telefonica del responsabile della protezione civile regionale, l'ingegnere Calogero Foti, il prossimo 2 aprile sarà firmato a Palermo, presso il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Sicilia, il contratto con la ditta aggiudicataria dei lavori di ripristino e messa in sicurezza del ponte d'ingresso a Siculiana. Sono estremamente felice della notizia e ringrazio la Protezione Civile per il finanziamento dell'opera. Inoltre ho avuto rassicurazioni dallo stesso ingegnere Foti sull'immediato inizio dei lavori. Il cantiere sarà aperto a metà del mese di aprile. Dunque, i disagi per i miei concittadini e per i numerosi visitatori di Siculiana stanno per terminare. Sabato prossimo, 29 marzo, ad Agrigento, la RCV con i greggi ha organizzato l'evento cosiddetto Cardiopan ad Agrigento, l'altra isola che c'è. Il convegno si svolgerà presso l'Aula Magna dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento ed è finalizzato ad una profonda riflessione sulla appropriatezza descrittiva e sull'uso improprio di antinfiammatori. È rivolto a specialisti del settore. I lavori iniziano alle ore 8, introducono il dottore Alongi, primario ospice Agrigento, e Gambino, primario cardiologia Ribera. Seguiranno gli interventi dei relatori che approfondiranno gli argomenti scientifici in programma. Il Centro per l'Impiego di Canicattì comunica che il Dipartimento Forestale Ufficio Provinciale di Agrigento ha richiesto un nulla osta per l'avviamento di 6 lavoratori forestali da avviare presso i cantieri dei comuni di Grotte e Racalmuto. Al comune di Racalmuto, 5 operai appartenenti alla fascia di garanzia occupazionale per 151 giornate. Al comune di Grotte, un motoseghista appartenente alla fascia di garanzia occupazionale per 151 giornate. I lavoratori interessati dovranno recarsi entro il 1 aprile alle ore 11 muniti di documento di riconoscimento presso i recapiti di Grotte e Racalmuto. Bene, adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria. A tra poco. Lo sport, il calcio. Il presidente del Serra di Falco, Leonardo Burgio, dice addio al calcio e ritira immediatamente la squadra dal torneo di eccellenza dopo i fatti accaduti a Favara. Assieme a lui si è dimesso anche il vicepresidente Massimo Monti. Vediamo.
Una notizia che ha certamente del clamoroso. Conoscendo il presidente Leonardo Burgio, difficilmente farà un passo indietro. Il Serra di Falco esce dal panorama calcistico siciliano. Dopo i fatti di Favara e soprattutto dopo la decisione della commissione disciplinare che non ha accolto il ricorso, il presidente del Serra di Falco, Leonardo Burgio, ha annunciato di ritirare la squadra dal campionato d'eccellenza. Oltre a lui si è dimesso il presidente onorario e vicepresidente Massimo Monti. La società del Serra di Falco aveva chiesto la vittoria a tavolino poiché durante la partita in casa della Pro Favara, persa per 3-2, la dirigenza avversaria, secondo quanto sostenuto dal Serra di Falco nel ricorso, tra il primo e il secondo tempo avrebbe fatto entrare di proposito nell'area spogliatoi alcuni ultras che hanno dato vita ad un'aggressione fisica contro alcuni giocatori, uno dei quali colpito da un pugno. La giustizia sportiva, sulla quale ho sempre riposto la mia fiducia, alla fine non è arrivata, scrive il presidente Burgio sul sito della società. Non si può uscire da casa la domenica e rischiare la propria incolumità, l'incolumità di ragazzini che io affettuosamente chiamo bambini, visto che la loro data di nascita va dal 93 al 97, così come non si può rischiare l'incolumità di genitori, come lo sono molti dei nostri giocatori, che a casa hanno ad attenderli i propri figli di 1 o 2 anni. In guerra forse, ma non per praticare uno sport dove si insegue una palla, non è calcio dilettantistico, se qualcuno lo avesse dimenticato. Ha perso lo sport, afferma il presidente Burgio, perché non si trattava di vincere un confronto, ma di ristabilire la legalità. Con le lacrime agli occhi ritiro la squadra dal torneo d'eccellenza con decorrenza immediata e presento le mie dimissioni da presidente. Per quanto mi riguarda dico addio al calcio, conclude Burgio. Insieme al presidente si è dimesso il presidente onorario e vicepresidente Massimo Monti. Campionato finito per l'attaccante del San Giovanni Gemini, squalificato per 2 turni dal giudice sportivo, così come per Torcivia della Leonfortese. Quindi il Gemini nella gara salvezza di domenica prossima a Favara dovrà fare a meno del suo prolifico attaccante. Bene, è proprio tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo il nostro sito internet www.trs98.it. Grazie per averci seguito e vi lascio con le previsioni meteo. Bentornati da Paolo Corazzona, questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di venerdì. Buone notizie perché piano piano la situazione meteo tende a migliorare un po' in tutta Italia, a iniziare dal nord e dal versante tirrenico. Però attenzione perché in giornata ancora qualche pioggia nelle regioni meridionali peninsulari la potremo avere. Tra poco entreremo nel dettaglio, un'occhiata per il momento alle temperature, valori minimi pressoché stazionari o in lieve calo al nord grazie al miglioramento del tempo. Ma sono le massime sicuramente più interessanti perché con il ritorno del sole raggiungeremo valori particolarmente miti al nord con punte vicine ai 20 gradi. Poi nel weekend comunque temperature più alte anche al centro-sud. Ma ora entriamo nel dettaglio della previsione. Al nord netto miglioramento, sarà una bella giornata un po' dappertutto, qualche residuo annuvolamento all'estremo nord-est ma senza particolari conseguenze. Nell'Italia centrale invece al mattino avremo ancora qualche piovasco sul versante adriatico e lungo la dorsale appenninica, ma poi col passare delle ore situazioni in netto miglioramento. Infine per il sud Italia vi segnalo già il ritorno di ampie schiarite sin dal mattino in Sardegna. Piano piano il tempo migliora anche in Sicilia, dalle altre parti invece ancora la possibilità di qualche piovasco, ma poi verso sera smette di piovere dappertutto e come vi dicevo nel weekend netto miglioramento. Con questo è tutto, aggiornamenti in tempo reale su trebimeteo.com.